Questi sono i miei contatti, vi ringrazio e adesso passo la parola al mio collega Pierpaolo che ci spiegherà in maniera più dettagliata quali sono le differenze tra l'intermediario di l'agente, diciamo così come abbiamo visto, quindi una figura tipica disciplinata dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici, e l'export manager, che invece è una figura abbastanza nuova, non tipizzata, ma che ha ricevuto un primo tentativo di normazione attraverso la norma UNI che tutti ben conosciamo. Grazie e a tra poco per le domande. Grazie, Biagio. Adesso sì, quindi possiamo sentire da Pierpaolo Lalli quali sono le caratteristiche, non tanto da un punto di vista normativo, ma differenze dal punto di vista dell'attività di queste due figure professionali, che quella che veramente rappresentiamo è quella con cui spesso veniamo confusi, quindi la figura dell'agente commerciale. Hai il microfono aperto? Sì, Ok, perfetto. dovrei riuscire a condividere lo schermo. Sei a schermo intero, grazie, a te la parola. Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. E dopo l'intervento estremamente esaustivo e stimolante, direi di Biagio, il mio intervento verte sugli elementi che caratterizzano e differenziano anche la figura dell'export manager e dell'agente di commercio. E lo farò da un punto di vista estremamente empirico, molto pratico, direi quasi on the road. A quale titolo parlo di questi argomenti? Io mi occupo di vendite, sono un venditore dall'85, sono stato agente Nasarco, iscritto Nasarco dal 95 al 2012, ho fatto per un breve periodo l'area manager, successivamente dal 2002 ad oggi mi occupo sia di direzione commerciale che di export sostanzialmente. Quindi credo, senza presunzione, che in 37 anni di carriera posizionato nelle varie situazioni della filiera, di poter avere un minimo di cognizione di quello che è l'agente di commercio e di quello che è l'export manager. Partiamo da, non voglio entrare nei meriti, questo è solamente un punto fermo, cioè diciamo che da un lato abbiamo, io li ho chiamati corsi per l'abilitazione, giusto per dargli un nome. Da un lato abbiamo la nostra amata norma UNI, che tanto abbiamo voluto e cercato, che chiede 12 compiti, 29 conoscenze e 21 abilità. Quindi noi la conosciamo bene ed è piuttosto corposa. Dall'altro lato abbiamo il corso che viene richiesto per poter esercitare l'attività di agente di commercio, piuttosto corposo in termini di orari, ma avendolo fatto seppur nell'85, devo dire che i contenuti sono contenuti estremamente basici e sono quegli elementi che servono all'agente di commercio per fare la propria attività, per non firmare un contratto da sprovveduto, per avere un minimo di tecniche di vendita e per sapere che deve staccare la fattura, registrarla e versare l'IVA. Quindi contenuti e obiettivi assolutamente con tutto rispetto differenti tra di loro. Ma al di là di questo, vediamo nella pratica, cioè nella quotidianità, quali sono gli elementi che caratterizzano, quindi le skill, le conoscenze, chiamiamole come vogliamo, che vengono richieste all'export manager e quali sono quelle che vengono richieste all'agente di commercio per esercitare la propria professione. Conoscenze linguistiche per l'export manager, credo che siamo tutti d'accordo che è un sì, quantomeno una o due o più lingue. Per l'agente di commercio, no, perché comunque opera su un territorio domestico di due o tre o quattro province. Capacità strategiche, assolutamente sì, per un export manager, perché deve avere la capacità di creare un piano di export che quindi comporta una strategia ben precisa. Per quello che riguarda l'agente di commercio, sono skills che non gli vengono richieste perché sono poi allocate in altre figure della filiera commerciale. Capacità aziendali intese per la conoscenza dell'azienda, della sua struttura e la capacità di poter generare un progetto di export e inserirlo in maniera organica all'interno di un'azienda per non fare dei disastri. Queste sono skills che sono richieste evidentemente a un export manager, e a un agente di commercio anche no, perché tutto sommato non gli vengono assolutamente richieste. Conoscenze finanziarie per un export manager sono indispensabili: la sostenibilità di un progetto di export, il monitoraggio del risultato, il ritorno economico dell'investimento fanno parte del lavoro dell'export manager. Queste skills a un agente di commercio non vengono chieste, perché lui dovrà avere capacità di fare i suoi conti, se gli tornano tra costi e benefici, ma niente di più. Competenze doganali: per quanto un export manager possa operare sull'Europa,
come funziona un CRM, come si compila, dovrà pur saperlo. Per quanto riguarda un agente di commercio, direi assolutamente no, meno che non abiti a Rimini e vada a vendere anche a San Marino, però diciamo che è una casistica assolutamente estrema. E le capacità organizzative, certo che sì che vengono richieste un export manager, perché l'organizzazione della nostra attività, coordinarsi con l'azienda, coordinarsi con i clienti, organizzare l'attività presso i clienti, sono delle skills assolutamente richieste, e altrettanto sono richieste a un agente di commercio per ottimizzare la propria attività. Conoscenze e skills relative al reporting sicuramente sì, perché i report sono la base dell'analisi se siamo nella direzione giusta oppure se dobbiamo applicare dei correttivi, e devo dire che sono richieste all'agente di commercio. Poi potremo discutere su chi lo utilizza, perché molto spesso questi reporting sono molto utili per l'azienda, ma non direttamente per l'agente. Per quanto riguarda la capacità di monitoraggio, quindi del mercato, dei prezzi, della concorrenza, dell'ambiente, sicuramente sono richieste a un export manager e altrettanto sono richieste a un agente di commercio. Io l'ho sempre considerata la capacità più preziosa per un agente di commercio, perché l'agente di commercio è il terminale nervoso, è la vedetta sul muro, è colui che veramente ti porta le informazioni di prima mano dal mercato e dai clienti. Capacità relazionali, siamo d'accordo che nel nostro mestiere come export manager servono, ma altrettanto servono a livello di agente di commercio. Probabilmente saranno a livelli diversi, ma comunque la relazione è alla base di entrambi i lavori. Conoscenze culturali intese come la conoscenza del singolo paese, sappiamo benissimo che vendere in Cina, negli Stati Uniti, in Turchia o in Spagna sono situazioni completamente diverse. Per un agente di commercio, diciamo che conoscenze culturali non vengono richieste, diciamo che cominciano ad essere abbastanza importanti, anzi importanti magari per un direttore commerciale, perché vendere a Reggio Calabria non è esattamente come vendere a Bolzano, quindi deve avere delle conoscenze del singolo territorio. Conoscenze informatiche, certamente sì, dagli strumenti di analytics, al CRM, al SAP per estrarre dei dati oppure per inserire degli ordini, e il pacchetto Office come minimo, sono richieste all'export manager e altrettanto sono richieste all'agente di commercio. Molto spesso, questo ho visto nell'agente di commercio, dipende dall'età dell'agente stesso e anche dall'organizzazione interna dell'azienda. Capacità digitali intese come capacità di creare una strategia digitale o comunque di avere delle conoscenze tali da potersi rapportare con chi all'interno dell'azienda o in outsourcing fa questo tipo di attività per l'azienda stessa. Assolutamente sono, credo che siamo d'accordo, delle skills richieste all'export manager. All'agente di commercio no, perché non sono allocate tra le sue competenze. Dovrà avere quel minimo basico per gestire magari la sua pagina di Facebook piuttosto che la pagina di LinkedIn. Conoscenza di prodotto, assolutamente sì per l'export manager e altrettanto per l'agente di commercio. Fondamentalmente, diciamo, queste sono le skills, le caratteristiche, le conoscenze che basicamente vengono chieste per le nostre attività. Però notiamo una cosa: allora, se alcune skills non sono richieste all'agente di commercio, non è che queste skills non esistono nell'azienda, ma esistono e evidentemente saranno riallocate su qualche altra risorsa all'interno dell'azienda stessa. E qui con molto garbo mi si accende una lampadina, dico: bene, se come export manager me le chiedi, quando hai una struttura di vendita domestica non le chiedi all'agente di commercio, ma le vai a riallocare all'interno della tua azienda, evidentemente devi essere disponibile a spendere 2 euro come li spendi in Italia anche all'estero. Queste diciamo rapidamente, queste skills normalmente sono linguistiche che vanno sull'ufficio estero, strategiche che vanno nel management se l'azienda è strutturata piuttosto che la direzione commerciale o la proprietà, aziendali quindi al management, finanziare all'amministrazione, doganali ufficio estero in sinergia con l'amministrazione, culturali ufficio estero e a livello di digital al marketing o comunque in outsourcing. Quindi anche l'aspetto operativo risulta estremamente differente tra, se simile ma comunque differente tra le due figure. L'agente di commercio tipicamente lavora mediamente sulle 3 o 4 province,
L'export manager, se vuole essere tale, come minimo deve lavorare su un paese estero o su più paesi. Quindi muoversi, organizzarsi, interloquire su più paesi esteri piuttosto che sulle quattro province che stanno attorno a casa tua, quantomeno ti dà la differenza che come agente torni a casa a dormire tutte le sere, come export manager un po' meno. Quindi alla luce di questa analisi, come dico, molto operativa, la domanda che mi pongo, una delle due che mi pongo, è: sono figure equivalenti l'export manager e l'agente di commercio, che hanno due piani operativi e richiedono delle skills completamente diverse o comunque molto diverse in molti casi? Possono essere remunerati allo stesso modo? E qui metto la amata o odiata percentuale, dipende dai punti di vista, e al fianco la remunerazione in funzione del tempo, quindi delle competenze. A mio parere, ma dopo lo vedremo nel dibattito, questo è un no a due mani, come diremo in Spagna, un no rotondo, ma tanto rotondo. Adesso andiamo a vedere come vengono remunerate le due figure. L'agente di commercio viene remunerato se dipendente, con un fisso, un variabile, quindi una percentuale, un benefit, che può essere dalla macchina al telefono, qualsiasi altro benefit. Se è un libero professionista, quindi un lavoratore autonomo, viene remunerato con provvigione, quindi la percentuale sul venduto, ma c'è un ma. La provvigione può essere accompagnata da un contributo spese, anche con durata limitata, se la zona non esprime un fatturato significativo. Mi spiego meglio, se io metto un agente su Modena, Parma e Reggio e ho 5 clienti e prendo un agente mediamente buono che va a lavorare per creare clienti, la prima parte del nostro rapporto dovrà essere, diciamo, remunerata anche con una componente fissa. Ok, questo è, ve lo posso dire, al 99%, e funziona così. O se la gente vanta una introduzione sui clienti, una data zona, quel famoso termine database che a noi viene chiesto come fosse il tesoro, il sacro graal, che garantisca all'azienda una presenza, diciamo, se l'azienda non ha presenza e la gente la può garantire in tempi molto rapidi, altrettanto questa va quantificata e va monetizzata. Su Reggio, Parma e Modena, come azienda, ho 5 clienti, incontro un agente che ne ha 70, faremo un programma per cui a 6 mesi, per poter arrivare a 6 mesi, che 35 dei suoi clienti possono diventare anche 35 clienti dell'azienda. Quindi andiamo a sfatare il mito che l'agente si muova solamente su provvigione. Lo può fare in casi puntuali per un prodotto complementare. E se lo fa su una zona che non ha fatturato, senza una remunerazione, cominciamo a porci qualche domanda. Come viene remunerato l'export manager? Qui ovviamente sappiamo che le casistiche sono assolutamente differenti, quindi dipende molto dai singoli casi, gli interventi possono essere tra di loro assolutamente differenti. Io, per non sbagliarmi, ho preso una cosa, un esempio, diciamo, che mi accompagna molto perché è il mio modus operandi. Un intervento che prevede uno studio preliminare di fattibilità, quindi se in quel paese posso vendere quel prodotto sostanzialmente, una fase di verifica sul campo, cioè se quei dati poi effettivamente hanno una rispondenza sul campo, dal punto di vista operativo, il consolidamento del progetto con la creazione di una rete di vendita che deve essere seguita per un certo periodo di tempo. Quindi questo tipo di attività comporta una parte fissa, non solo nella parte iniziale di studio, ma poi avrò da fare le analisi e quindi anche quella va remunerata, un rimborso spese, perché comunque viaggio, mi muovo, e una percentuale che, vi dico, a me piace molto, essendo un commerciale, perché poi quando aumentano i volumi sicuramente diventa interessante anche lei. Io chiuderei con delle riflessioni, con degli spunti. Credo che possiamo affermare che l'export manager e l'agente di commercio, dal punto di vista operativo, sono due figure molto differenti tra di loro. Il problema non è la percentuale, anche l'agente, se la zona non è remunerativa, non accetta solo una componente variabile, ma deve essere remunerato anche con una componente fissa. Come dico, se accetta altre cose, dobbiamo farci delle domande. L'export manager deve garantire una serie di abilità e conoscenze che non sono richieste all'agente di commercio. E chiudo con un esempio pratico. L'ultimo progetto che ho presentato proprio ieri è un progetto per aprire il mercato spagnolo, per un paio di aziende italiane che formano un gruppo,
solo lo studio della parte preliminare, un po' di reportistica, sommano 286 pagine. Quindi un po' di tempo per metterle assieme ti serve. E manca il business plan. Se domani mattina vado a vendere Verona, Mantova e Brescia per un'azienda, la mia indagine sarà, vado col catalogo dei miei clienti, faccio una verifica, un po' di domande, se dopo 15 giorni c'è una rispondenza, prendo il mandato, se non c'è la rispondenza, ho fatto l'analisi, andiamo a berci il caffè e siamo amici come prima. Quindi anche da questo punto di vista siamo su due piani completamente diversi. Questi sono i miei contatti e ci vediamo poi per le domande e le risposte. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie anche a Pierpaolo Lalli per il suo intervento. Abbiamo sviscerato anche il cosa differenzia la figura dell'export manager con una serie di competenze in più che hanno giocato a favore della nostra professione di export manager nel bagaglio delle competenze e delle abilità che mettiamo in campo per le imprese per cui lavoriamo, e quindi obiettivamente le competenze fanno molto la differenza sia nel modo di approcciare, sia nelle complessità del lavoro, sia in quello che sono le opportunità che possiamo generare per conto delle aziende. Ringrazio i due relatori, ma passerei a questo punto alle domande che abbiamo visto porci con il sondaggio, per vedere che cosa sono le risposte in prima battuta con Giovanni Pecorari e poi a seguire andare ad approfondire il tema con le domande che porremo ai nostri relatori di giornata. Cosa hai da dirci, Giovanni? Bene, grazie mille anche a parte mia, Biagio e Pierpaolo. Sono Giovanni Pecorari, adesso vi accompagnerò nella prima analisi del sondaggio. Grazie a chi ha votato, chi non avesse ancora votato lo può fare, trovate il link qui nella chat in modo da riuscire a allargare ulteriormente la audience e la base di votanti. Dunque, allora, prima, come sempre all'inizio partiamo sempre con la prima fotografia di chi ha votato, no? Per,